comunità di Marzabotto, a tutti gli ospiti qui presenti, che ringrazio di cuore, siamo molto numerosi, quindi questo è un buon auspicio. Ringrazio i rappresentanti nazionali, regionali, locali dell'ANPI, i rappresentanti delle associazioni, delle forze dell'ordine, dei partiti, del sindacato. Ringrazio Raffaele Donini, che rappresenta il segretario del Partito Democratico di Bologna, Danilo Gruppi, segretario della CGL, le istituzioni, sindaco di Bergamo, Santa Croce, sindaco di Cruzzana, Graziella Leone, Paolo Marani, e qui rappresenta il presidente della regione Emilia Romagna, Vasco Errani, che come avete sentito da per evidenti motivi non ha potuto essere presente, al quale va tutto il nostro sostegno, quale punto di riferimento essenziale dello Stato per le popolazioni colpite dal sisma. La terza festa nazionale dell'ANPI è dedicata a tutte le vittime delle stragi naziste e fasciste. La memoria batte nel cuore del futuro, questo è lo slogan che contraddistingue la manifestazione, un concetto che davvero sintetizza immediatamente le ragioni di una scelta della quale siamo grati all'ANPI. Una scelta che ci rende orgogliosi, e della quale sentiamo tutta la responsabilità. Venendo a Marzabotto si vuole simbolicamente rendere omaggio alle migliaia di vittime innocenti che hanno dato la vita per la nostra libertà. E qui a Montesole, nel territorio dove abbiamo realizzato il parco e dove opera la scuola di pace, ne contiamo quasi 800, di cui 216 bambini. Qui, sui territori di Monduno, Terzano Morandi e Marzabotto, si è compiuto il più vile sterminio di popolo, un vero e proprio crimine contro l'umanità. Un intero territorio è stato raso al suolo, colpevole di sostenere la lotta dei partigiani della Stella Rossa. Anche qui, come in tanti luoghi del nostro paese, con la resistenza si sono gettate le basi della nuova Italia, della democrazia. Il nostro impegno, volto oltre alla conservazione dei luoghi e delle città e alla diffusione della conoscenza di quei fatti, prima di tutto verso i giovani, trova ulteriore impulso da questa manifestazione. Sappiamo bene che ricordare, nel senso di portare nel cuore, è necessario, ma non basta. Occorre avere la capacità di collegare la memoria alla vita e ai problemi che tutti i giorni ci troviamo davanti. La lotta per la giustizia sociale e l'equità, contro ogni forma di violenza, per il lavoro e la legalità, per il rispetto della dignità di ogni uomo, indipendentemente dal colore della pelle, dal ceto di appartenenza, dall'idea politica o dalla religione professata, non è disgiunta dalla richiesta di verità e giustizia per le vittime innocenti. Questi sono alcuni dei temi che insieme ai valori della pace, dell'accoglienza e della partecipazione sviluppiamo quando accogliamo i tanti ragazzi della scuola che ogni anno visitano i nostri luoghi. Dopo quasi 68 anni, con soddisfazione, registriamo una crescita delle mente degli studenti, questo per noi è fondamentale. E sappiamo quanto l'ANPI fa nel coinvolgimento verso la scuola per costruire l'educazione alla pace. Come ho già avuto occasione di sottolineare, quest'anno stiamo registrando alcuni eventi per noi straordinari. In febbraio la presenza di Martin Schulz, neo presidente del Parlamento europeo, che ha voluto venire qui durante la sua prima visita ufficiale in Italia. In quell'occasione, tra l'altro, ha affermato: il fatto che io, figlio di un soldato della Wehrmacht, possa rivolgermi a voi nella mia veste di rappresentante di un Parlamento multinazionale dimostra che il sogno europeo è diventato realtà. Speriamo, aggiungo io, che davvero l'Europa superi questo difficile momento, sia capace di salvaguardare la pace e di occuparsi dei problemi dei popoli, e non solo, anche se naturalmente importante, di bilancio e di finanza. Poi abbiamo avuto un 25 aprile a Montesole straordinario, con la presenza di 20.000 persone, nella maggior parte giovani, una giornata che abbiamo saputo coniugare i temi del lavoro e della lotta alla criminalità organizzata, con la presenza anche di Maria Lanzetta, sindaco di Monosterace, oggetto di intimidazioni da parte della Caritas. Tra il tanto lavoro che viene fatto qui, nel nostro territorio, grazie ai tanti volontari, al Comitato Commemorante, all'Associazione dei Familiari delle Vittime del Genocidio, ai partigiani, alle guide del parco, alla scuola di pace, vorrei anche ricordare il progetto realizzato dal laboratorio delle meraviglie della nostra scuola, le gocce di memoria. Ogni goccia rappresenta una vittima che ha partecipato alla manifestazione, vorrà ovviamente partecipare in due cose a Bologna,
partecipando a un evento internazionale a CERN e parteciperà in collaborazione con una scuola di Palermo al progetto Piantiamo la memoria in occasione del decennale della strage di Via D'Amelio. La manifestazione che inizia oggi rappresenterà sicuramente un grande incontro tra generazioni diverse, unite nella difesa della Costituzione per la coesione e la bella politica. Il programma di queste quattro giornate prevede incontri su diversi temi, con la presenza di autorevoli personalità, unitamente ai momenti teatrali, ai concerti, alle visite sul territorio, alle mostre e alle proiezioni. È un programma davvero ricco e coinvolgente, un programma definito prima dei drammatici avvenimenti del terremoto. In questi giorni avremo modo di esprimere non solo la solidarietà ai cittadini colpiti, ma anche di raccogliere concretamente dei fondi per dare una mano. La solidarietà verso chi ha bisogno, ma direi soprattutto l'aiuto concreto, fa parte del nostro e del patrimonio umano dell'anima. Vorrei concludere ringraziando prima di tutti i volontari che da giorni sono al lavoro e che reggeranno il peso della festa, che naturalmente sarà anche occasione per stare insieme con amicizia e serenità, magari davanti a un buon piatto della nostra cucina. In particolare vorrei ringraziare gli amici e compagni della sezione ANSI di Maltabotto, che hanno il merito di essersi giustamente conquistato la fiducia di tutti, e anche vorrei ringraziare Vigna Michelini, che ha dato un grosso contributo per far sì che questo evento si facesse qui da noi. Concludo con un caloroso benvenuto a tutti i visitatori, che spero essere tanti e sono sicuro che si troveranno bene. Diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano.